Buongiorno! E la saggezza sia sempre con voi. Mi guardavano e dicevano: fatti questi 2 metri e poi tornatene a casa, perché non sei adatto a guadagnarti un diploma e una laurea. Invece oggi mi sono laureato in marciapiedologia a pieni voti. Io ho sicuramente dato una scorta a tutte le vostre opere. Credo che l'ispirazione delle mie produzioni vi abbia stimolato molto, perché quello che avete scritto, che avete mostrato con i vostri saggi, denota che il materiale era buono e voi siete riusciti a capirne il vantaggio e soprattutto il costrutto. Preferisco questo, grazie. E quindi il nostro è stato un abbraccio. Io ho messo a disposizione i miei abbondanti 45 di militanza nella musica, e il restante è un adolescente impacciato e molto imbarazzato di non riuscire a manifestare la propria anagrafe e il proprio senso della libertà totale in tutta la sua dimensione. Quindi sono queste credenziali che vi raccomando di non dismettere. Siate sempre voi stessi in quello che fate, in quello che studiate, in quello che assimilate, e non fate in modo di avere il passino, di non avere questo filtro, questo diaframma che vi impedisce di assimilare qualsiasi cosa, ma di renderla vostra, di farla conoscere al mondo con i vostri occhi, con la vostra sensibilità, con il vostro tatto, il gusto e soprattutto la passione. Perché la passione vi spinge, secondo me, a muovervi da casa e andare verso il libro, verso la conoscenza. Questa passione che è molto adatta alla vostra età, perché nei vostri anni la passione è un vestito meraviglioso, perché se non si ha passione a 20 anni credo che si sia perso più di un treno. Quindi io ringrazio anche il Signore quando, oltre ad offrirci degli spettacoli poco edificanti, e parliamo di quello che accade in questo paese in questi anni, che è vergognoso sinceramente, e penso tanto a questi politici, a queste persone, mi domando: ma hanno dei figli anche loro, e che cosa gli daranno da mangiare domani? Se già oggi gli danno degli esempi, gli danno in pasto queste volgarità, questa assoluta mancanza di tatto e di decenza. Però malgrado tutto noi andiamo avanti, perché sappiamo che essere veri, essere consapevoli, è sicuramente la medicina migliore per sanare quelle anemie che vengono prodotte appunto da una società che non tiene conto invece della crescita. E posso aggiungere che continuerò a scrivere, a dispetto di quelli che non amano leggermi perché gli sto sul cazzo quando racconto la verità. Si usa molto la lingua, ma non per parlare, per leccare. Detto ciò, io vi guardo, sono molto felice di vedere che siete in ottima salute, che avete uno sguardo molto vivo, soprattutto la mente accesa, che è quello che ci interessa in questa sede, soprattutto di dimostrare che appunto siamo ricettivi e ci ricarichiamo come l'iPhone tutti i giorni. Però a differenza dell'iPhone, che è una roba che mi spaventa, e come mi spaventa il fatto che la nostra memoria finisca in un oggetto così insignificante, quando abbiamo un cuore, abbiamo una mente, abbiamo un'anima, che tanti si toccano, dove sarà quest'anima? Non la cercate così, in maniera così sommaria, perché l'anima sta dappertutto, intorno a noi e dentro di noi.
E quindi che devo dirvi? Continuiamo questo percorso, oggi saranno premiati alcuni di voi, ma io direi che siete tutti stati premiati, anche quelli che non sono presenti qui, ragazzi che comunque hanno lavorato, perché la loro idea, pur se non ha raggiunto il favore della Commissione, ha comunque dimostrato che ci sono stati, si sono impegnati, hanno tentato di raccontarsi. Io spero che questa iniziativa di tattica di Fonopoli e di Renato Zero sia l'inizio di una collaborazione fra noi che ci porti, naturalmente con tutto il rispetto per i vostri insegnanti e per le istituzioni, ma ci porti ad avere un rapporto un pochino più intimo fra la musica e voi, fra la mia storia e la vostra, fra i miei sforzi e i vostri. Perché naturalmente voi fate casa e bottega, come si dice a Roma, uscite da casa e andate alla scuola, poi ritornate alla casa. Trovate spesso dei genitori stanchi perché lavorano, non hanno tempo di ascoltare le vostre felicità e anche i vostri disagi quando non vi trovate spesso d'accordo con una certa formazione e con un certo insegnamento. Allora subentriamo noi della musica, questi poeti così improvvisati, un po' dei saltimbanchi, che vi ricordano che stiamo lavorando per voi, che quello che scriviamo e che interpretiamo con le nostre canzoni non è altro che il risultato di un vivere, di una costante di ricerca e anche spesso di sfida. Quindi manteniamoci sempre vicini. E lascio volentieri gli artisti, gli smemorati, quei libri che non hanno voglia di immagazzinare esperienze. Per quanto mi riguarda, io ho una piccola cassaforte proprio in mezzo allo stereo, e uno di quelli che ho fatto per 3 anni, e sapeste quanti, non esiste una RAM più efficace di quella che possiedo naturalmente e che vi ha regalato il Padre Eterno pure a voi. Usatela sempre, ma con amore. Ciao.